amici di Opera Classica, cari amici argentini di Eco Italiano, benvenuti in questa nuova puntata di Opera e Caffè di Serena conduce Opera Classica. Andiamo a vedere oggi nella lettera qual è la trama dell'opera, del balletto che vi andrò a leggere. Ok, oggi vi leggerò la trama del balletto In un atto e quattro quadri, tratto dalle Mille e una notte. Il balletto è Scheherazade e su musica di Rimskij-Korsakov. Allora, ecco la trama, davanti a un buon caffè. Ispirato alla trama della prima storia di Le Mille e una notte, il balletto è ambientato alla corte di Shahriar, sultano di Persia. In questa storia si narra che, per vendicarsi di un tradimento subito dalla donna amata, Shahriar decide di sposare ogni giorno una vergine che il giorno dopo fa uccidere. L'ultima delle sue spose, Scheherazade, si salva grazie alla sua sorprendente capacità narrativa. La donna riesce infatti a catturare l'attenzione di Shahriar narrando ogni giorno delle storie talmente avvincenti da convincere l'uomo, curioso di conoscere il seguito, a rinviare l'uccisione. La vicenda del balletto costituisce l'antefatto della storia, cioè il tradimento di Zobeide amata da Shahriar. Geloso della sua donna, il sultano decide di mettere alla prova la sua fedeltà. Finge quindi di partire per la caccia insieme a suo fratello Zaman. Durante la sua assenza, le porte dell'harem vengono aperte agli schiavi, tra i quali ce n'è uno bellissimo, Nero, lo schiavo d'oro. Al ritorno Shahriar e il fratello sorprendono un'orgia in corso che coinvolge tutto l'harem e trovano Zobeide tra le braccia dello schiavo d'oro. Ne consegue il massacro di schiavi e favorite. Zobeide preferisce uccidersi da sola con un pugnale. Grazie per aver seguito questa puntata di Opera e Caffè di Serena conduce Opera Classica, dove vi ho letto la trama di Scheherazade, balletto su musica di Rimskij-Korsakov. Ora riponiamo la nostra lettera nella busta. Ecco qui. E spero sia stato di vostro gradimento. Io vi saluto, auguro a tutti, ci vediamo alla prossima puntata di Opera e Caffè, una sezione del programma Serena conduce Opera Classica. Spero vi sia stata di vostro gradimento. Vi auguro tutti buona salute, buona musica da Serena conduce Opera Classica. Ciao! Ah, e buon caffè a tutti!